Qualcuno ha già qualche domanda? Cesare, prego. Io volevo domandare una cosa su, anzi due cose, su una raccolta di discorsi del Buddha, i discorsi brevi, lunghi e corti del Buddha che ho scaricato. Devo andare a vedere solamente una cosa perché non mi ricordo sono i discorsi relativi ai re, ai pellegrini, ai monaci. E in questa raccolta c'è una ripetizione continua di determinate cose, principalmente Sì. le quattro contemplazioni, le chiama, la prima, la seconda, la terza, la quarta contemplazione, così viene chiamata, e una ripetizione del concetto che una volta che hai raggiunto la quarta contemplazione, c'è la visione dei mondi passati, delle vite passate e di questi concetti. Allora volevo solamente sapere se è tra virgolette, un modo di dire, un modo di spiegare un determinato concetto, oppure se è una cosa reale. Nel senso, se è vero che l'illuminazione porta alla visione onnivedente e quindi si vedono anche le vite passate, oppure se è solamente un modo di un concetto che esprime un qualcos'altro. Volevo capire. Ok, ma prima vorrei dire che nei sutta e discorsi del Buddha ci sono queste ripetizioni, frequentemente ci sono molte ripetizioni. E penso che questo è dovuto al fatto che nei primi tempi i discorsi erano ricordati a memoria, quindi un aiuto nel ricordare, quindi si ripete la stessa frase collegata ad un altro concetto, o ci sono alcune variazioni, quindi facilita la memoria. Sì, quando c'è il racconto dell'illuminazione del Buddha, prima vedeva le sue vite precedenti, come è nato, dove è nato, come è vissuto, come è morto e come è rinato in un'altra forma e così via. E poi vede questo per gli altri esseri. Come nascono e muoiono e rinascono secondo il loro karma, l'azione intenzionale. E penso che poi dopo aveva compreso le quattro nobili verità in modo approfondito e quindi questo portava la liberazione. E questo era il momento di risveglio, quando non si è più identificato con le condizioni mortali del corpo, della mente, il suo cuore era libero. Successivamente, altre persone che sono arrivati al piano risveglio non necessariamente avevano questa visione onnisciente che ha avuto il Buddha. E quindi non è una parte necessaria del processo del risveglio. E se è reale, ho modo di spiegare, modo di
rendere più chiaro il concetto di kamma, vipaka, azione, risultato, non posso dire, io non ho ricordi di vite precedenti e quindi rimango con la mente aperta, non mi sento di dover prendere una posizione. E perché già in questa vita possiamo verificare questo insegnamento che porta alla liberazione dalla sofferenza, quindi non dipende per forza su altri rami di esistenza o altre rinascite, e non siamo chiesti ad afferrare una dogma. Quindi per me l'atteggiamento più saggio e umile è di ammettere di non sapere se non sappiamo. Va bene?